Buongiorno, buongiorno e buon anno finalmente, ce l'abbiamo fatta, ci siamo. E guardate, solo poche parole da una piccola cucina di testaccio, così ricca però di storie, di viaggi, come un nido per presentarvi questa poesia del nuovo anno, sì, è una poesia di Chandra Livia Candiani, è lei. E lei è il guardiano del faro, la nostra compagna di viaggio, il custode di questo passaggio. E come dice lei, sì, usiamo proprio le sue parole, sono spazzare la mente, spazzare il cuore, accogliere il nuovo, fare spazio al silenzio. E il sacro è il quotidiano, non c'è differenza tra il piccolo e il grande. E poi in questa poesia ci sono altre parole, ce n'è una soprattutto molto importante che è tenerezza, anche piegarsi, lasciarsi curvare, piegare alla tenerezza delle ansie del destino e poi di nuovo la pioggia che arriva e noi sentirci come è di nuovo la pioggia, ecco è vero, torna la pioggia e sentirsi come fa quando l'erba, come un prato che si imbeve e si lascia andare alla forza della natura, ecco, il messaggio è questo. La vita nuova, Chandra Livia Candiani dice così. La vita nuova arriva taciturna dentro la vecchia vita, arriva come una morte, come uno schianto, qualcuno che spintona così forte, un crollo. È una scrittura tanto precisa e netta da non lasciare dubbi, né sfumature di senso, eppure non dà direzioni né mete. La vita nuova irrompe come un vecchio che cade sul ghiaccio, un pensiero davanti a un muro, le sirene di un'ambulanza. Non ci sono feriti, né annunci di sciagura, solo noi da convincere a lasciar perdere il miraggio di una via rettilinea, di un orizzonte, lasciarsi curvare, piegare alla tenerezza delle ansie del destino. La vita nuova è come un grande tuono sbriciolato, poi a poco l'erba si china sotto la pioggia, la prende. La beve. Chandra Livia Candiani, buon anno a tutti. Grazie Chandra. E il sacro è il quotidiano.